Beppe, sì, parliamo di ambiente e turismo e lo facciamo insieme al presidente dell'ente Parco dell'Etna, Carlo Caputo. Presidente, buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi tutti, sempre un piacere. E allora, ieri questo importante incontro proprio nella sede del Parco dell'Etna tra il vostro ente e l'UMPLI, si parla di Proloco per fare cosa? Per dare un incentivo alla valorizzazione del territorio, ma soprattutto per rilanciare il turismo ambientale? Sì, noi approfittando della capillarità delle sedi Proloco che ci sono sul territorio, facciamo dei punti di informazione del Parco dell'Etna nelle 20 sedi dei 20 comuni che compongono il parco. Quindi in pratica tutti i comuni etnei, o meglio la buona parte dei comuni etnei, avranno un punto di informazione del Parco dell'Etna. Questo per trasferire quelle informazioni ai turisti che sono care al parco e quindi trasferire quelli che sono i nostri valori ambientali e tutto quello che è opportuno. In questo modo riuscite anche a fare rete? Sì, facciamo a fare rete, sono quelle belle sinergie che alla fine servono a tutti e servono a fare le cose in maniera più opportuna. E quindi sono felice di questo obiettivo raggiunto insieme al presidente dell'UMPLI Antonino Laspina e tutti i circoli e tutti i soci che ricordo sono dei volontari che si prestano però a fare un servizio importante per tutti. Anche perché, presidente, sostanzialmente l'ente parco sì esiste, però può fare poco se non c'è come dire, la collaborazione dei territori, la collaborazione dei comuni. Lei è stato fra l'altro anche sindaco, quindi sa cosa significa gestire un territorio. Guardi, io sono arrivato alla presidenza del parco da un anno e mezzo. Non ho difficoltà a dire che il Parco dell'Etna in realtà dal punto di vista della fruizione e del turismo non è mai stato un protagonista. Anzi, non ha svolto questa funzione. Ha svolto una funzione solo di ufficio tecnico, di pianificazione territoriale, ma dal punto di vista della fruizione il parco è assolutamente assente, ma lui è assente dalla sua origine, quindi da 35 anni. Piano piano stiamo provando a inserire sempre nuovi tasselli per fare in modo che il parco sia protagonista della fruizione del vulcano, perché mi sembra assurdo che un ente pubblico che porta il nome dell'Etna non sia poi attore principale dei processi di fruizione. Quindi piano piano, grazie. Eppure mi scusi però, lei sta cercando, mi scusi però, siccome io non vivo sulla Luna, lei sta cercando un attimo di cambiare la rotta. Ricordo alcuni mesi addietro che, come dire, ha provato a premere il pedale sulla promozione proprio del Parco dell'Etna. Sì, c'è attualmente il progetto del marchio territoriale, del marchio Parco dell'Etna, che sta andando avanti, conto entro il mese di giugno di lanciarlo, e quindi queste, insieme ad altre azioni, sono piccoli tasselli che rendono questo ente pubblico un po' più protagonista di alcuni aspetti. Io sono dell'idea, e lo dico dal primo giorno dell'insediamento, che l'Etna è un sistema complesso e secondo me l'ente pubblico Parco dell'Etna non è più adatto a gestire i processi che si svolgono nel territorio. C'è troppa frammentazione di enti pubblici e fa male all'Etna. Io accorperei delle competenze solo a un ente pubblico. Tutti pensiamo, quando parliamo di Etna, spesso anche purtroppo ai rifiuti. Ecco, quello è un esempio di frammentazione. Il cittadino è portato a pensare che dei rifiuti se ne debba occupare il Parco dell'Etna perché c'è un ente che si chiama così, che porta quel nome. Ma purtroppo non è così, purtroppo. Sono i 20 comuni che ognuno per la sua porzione di territorio si devono occupare di rifiuti e questa frammentazione purtroppo non porta poi efficienza e risoluzione di problemi. Da qui, come dire, il coinvolgimento diretto dei comuni, dei territori può aiutare? Il coinvolgimento può aiutare, ma io voglio parlare anche dall'esperienza che ho, nel senso da ex sindaco. I sindaci hanno gravi difficoltà già a gestire, ad esempio, i rifiuti nel proprio centro urbano. Figuriamoci se ci dobbiamo dire di gestire dei rifiuti che si trovano a chilometri e chilometri a nord rispetto al centro urbano. Non riusciranno mai, anche perché
più saliamo e più i confini territoriali tra i comuni diventano anche indefiniti, perché quando siamo vicino a una strada, lo sappiamo dove siamo, ma appena ci allontaniamo dalle strade principali, vi assicuro, e non è una banalità, ma è una cosa che riscontro tutti i giorni, è difficile anche definire i comuni, i territori, i confini dei comuni, quindi spesso si aprono diatribe sulla competenza. Qua te ne devi occupare tu, qua te ne devi occupare tu. E quindi... Come uscire quindi da questo vicolo? Una riforma legislativa regionale che accorpi o trasferisca delle competenze a un unico ente pubblico. Così come in un comune, alcune questioni il cittadino ha ben chiaro che il responsabile è il sindaco, anche sull'Etna si deve avere questa visione. Il cittadino deve sapere che sull'Etna tutte le problematiche, dallo sviluppo ai rifiuti alla gestione, appartiene a un unico ente, a un unico soggetto pubblico, altrimenti facciamo male a questo territorio, lo ingessiamo con una catena che è troppo lenta e poi non riusciamo a raggiungere obiettivi. Io mi muovo con tutti gli attori che attualmente ci sono in campo, però dico sempre questa idea: dobbiamo unire o trasferire competenze a un unico ente pubblico, altrimenti non ne usciamo. È stato chiarissimo, ringraziamo il presidente dell'ente parco dell'Etna, Carlo Caputo. Ieri c'è stato il via a questo progetto per esaltare la diffusione del patrimonio ambientale e le possibilità di turismo sostenibile insieme alle Proloco. Grazie ancora, buona giornata. Buon lavoro, buona giornata.